è morta a 24 anni, portava le stimmate. Sapete che lei era innamorata di Gesù, come Maria Maddalena. In una sua pagina scrive così: andate, andate pure tutti sul Tabor, andate sul Tabor. Io voglio stare con Gesù sul Calvario. Santa Gemma Galgani aveva un padre spirituale. Guardate come vanno le storie della Chiesa. Questo era un monsignore, si chiamava Volpi, Monsignor Volpi, siamo a Lucca, in Toscana, che la seguiva, assistito al fenomeno delle stimmate, e Santa Gemma riviveva la passione di Gesù ogni venerdì, versava sangue, insomma, come Padre Pio, tutte quelle cose, il diavolo la tormentava, eccetera. Il vescovo della città manda a chiamare Monsignor Volpi. Guardate le storie come si ripetono. E il vescovo gli dice: Monsignore, il Vaticano, la Santa Sede ha deciso di farla vescovo. Quello rimane. E sapete che si fa un'indagine per diventare vescovi. E il vescovo eletto, Monsignor Volpi, dice: quale, cioè, non c'è nulla che non va bene. Sì, Monsignore, c'è una cosa che deve sistemare. Quale? È la faccenda di quella giovane psicopatica che lei segue ritenendo che sia una mistica. Stiamo parlando di Santa Gemma Galgani, eh? Lasci perdere quella roba lì. Se vuol diventare vescovo, Monsignor Volpi non sa come fare per dirglielo a Gemma. E allora si inventa la storia che lui ha certezza che è il demonio che opera in lei. E l'abbandona, vietando ai preti di Lucca di confessarla e di riceverla per essere ascoltata. Non devono neanche benedirla. Monsignor Volpi diventa vescovo. E Santa Gemma, per un po' di tempo, entrava in chiesa, era giovane, molto, 24 anni, era anche molto carina. E lei stessa racconta che entrando in chiesa i preti mettevano in guardia la gente dicendo: non mettetevi accanto a quella ragazza lì, è posseduta da Satana. I bambini la avvicinavano e dicevano: strega, strega. I sacerdoti, quando lei usciva dalla chiesa per tornare a casa e la incrociavano, cambiavano strada, voltavano le spalle e andavano altrove. Sapete cosa ripeteva sempre Santa Gemma di fronte a tutto questo? Paradiso, paradiso. Pensiamo di più alla meta ultima, non siamo così, e ho concluso, così smarriti, figli miei. La direzione c'è, è Gesù Cristo.